Conference 2021 Spring Edition, e sono molto contento di avere con noi l'ingegner Massimo Nevettini, che è CEO di Sisit Group, e vorrei evidenziare che Sisit Group si è proprio quotata al settore Star proprio quest'anno. E la Star Conference è un elemento molto importante nel calendario annuale di Borsa Italiana, perché fa incontrare in un settore di medie imprese, ma insomma diciamo così, siamo nell'aristocrazia delle medie imprese, appunto questi gruppi, queste imprese con gli investitori. Prima di ascoltare l'ingegner Neresini, volevo dire due parole su un SICIT, che poi approfondiremo ovviamente con l'ingegnere. È un gruppo fondato nel 1960, è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l'agricoltura, biostimolanti, e per l'industria del gesso, ritardanti. Ingegner Resini, guardando al bilancio, ho visto in un anno così complicato dove si è abituati a vedere risultati quando va bene risicati, quando va male, insomma, negativi, che Sisit Group è cresciuto a doppia cifra, sia per quello che riguarda i ricavi, sia per quello che riguarda l'EBITDA. Insomma, mi è sembrato un anno, e sicuramente è stato un anno di forte crescita. Mi chiedevo, in un anno così, crescere a doppia cifra, come si fa? Cioè, nel senso, quali sono gli elementi strategici del gruppo che hanno permesso di cogliere questo risultato nell'anno della pandemia? Buongiorno a tutti intanto. Sì, certo, questi numeri potrebbero, diciamo, far capire che ci sono state delle magie, no, all'interno della nostra società. Non è così, non è così. È semplicemente dovuto al fatto che i prodotti che facciamo, soprattutto i biostimolanti, in particolare i biostimolanti, ma parlerò anche brevemente anche del grasso che poi viene animale, che viene utilizzato come biofuel, e quindi è un altro settore molto importante che è in grande crescita. Sicuramente hanno spinto Sicit verso la possibilità di vendere in tutto il mondo, e quindi diciamo già vendavamo in tutto il mondo, scusate, cioè già Sicit è presente da anni in oltre 70 paesi, 80 paesi, diciamo, per la vendita di questi prodotti, ma sicuramente il fatto della pandemia, purtroppo, diciamo, no, che stiamo ancora vivendo, ci obbliga a delle decisioni veramente micidiali. Immagini solamente il fatto di non poter incontrare di persona, di non poter Certo. stringere la mano, di non poter parlarci, diciamo, attorno ad un tavolo, soprattutto per la parte commerciale. Ma come mai cresciamo lo stesso a due cifre? Ma perché i prodotti che facciamo sono ritenuti tra i migliori al mondo, sicuramente per quanto riguarda in particolare il prodotto idrolizzato proteico come biostimolante di origine animale, sicuramente il migliore al mondo, non solo per la tipologia del trattamento che facciamo in Sicit, che è ormai oggetto di studio anche di verifiche da parte di tutta Europa. Quindi voglio dire, siamo i trascinatori in qualche modo, diciamo, di questa tipologia di prodotti, ma poi proprio per la raffinazione, per i sistemi di pulizia che abbiamo per lo stabilimento, per tutta una serie di motivi, diciamo, che faccio fatica in poche parole ad illustrarle, però diciamo, Sicit, di fronte soprattutto alle grandi multinazionali, alle società come Bayer, BASF, Syngenta, ChemChina, no? Tutte queste grandi società, cioè, che arrivano e che venivano a vedere lo stabilimento, restavano bocca aperta, no? Perché neanche probabilmente nell'idea, diciamo, di un'industria
del nostro tipo trovarsi di fronte a un'industria che è molto più simile a un'industria chimico-farmaceutica piuttosto che a un'industria che lavora un rifiuto o un sottoprodotto e lo trasforma. No, beh, questo no. Io mi ricordo che abbiamo sempre detto, no, con le persone che vengono qua a fare qualche visita, facciamo una scommessa, alla fine offriamo un caffè se vedete un caschetto rosso o un caschetto blu di qualche operatore, diciamo, in impianto. Cosa significa? Significa che anche a livello di automazione e quindi di controllo di quello che è il processo e quello che sono i prodotti finiti, siamo al top. Stiamo costantemente rinnovando apparecchiature, rinnovando pulizia, rinnovando i processi, cioè costantemente. In questo momento qua, tanto per darle una piccola chicca, voglio dire, che non è ancora uscita, no? Ma tanto a voi di Italia in forma vi posso anche dire queste cose. Abbiamo da un anno a questa parte messo a punto nei nostri laboratori delle metodiche analitiche molto complesse, che vanno a cercare se i prodotti di origine animale o anche vegetale, voglio dire, hanno che tipologia di peso molecolare. Quindi, siccome nella legislazione europea c'è un certo punto è definito 10.000 Dalton è come fosse il metro, no? È unità di misura, voglio dire, della molecola, no? Quindi a quel punto lì 10.000 Dalton, ma come facciamo a trovarlo? Con quale metodo? Non era definito dall'Europa un metodo. Beh, vi assicuro che noi, lavorando insieme all'Università di Pavia, insieme all'Istituto Zooprofilattico di Torino, abbiamo messo a punto una metodica che sarà, io penso, mi auguro assolutamente, presa in esame dalla Commissione europea e entrerà a far parte della normativa. Come è entrata a far parte della normativa europea lo stesso processo che si utilizza per la produzione dei suoi biostimolanti, degli idrolizzati proteici? Quindi ecco che una piccola società che lavora nel Vicentino, che lavora in questa parte di Italia un po' scassata, se mi consente il termine, produce qualcosa, fa vedere al mondo che in molte cose, non solamente nelle nostre, ma in molte cose siamo i primi, certo. Punto. Chiarissimo, ingegner Neresini, grazie anche di questa informazione, questa chicca, come ha detto lei, che ci ha regalato. Senta, però volevo anche mettere l'accento su un elemento che dimostrano questo dato, il 2020, l'andamento, insomma, la solidità, anche la solidità del percorso che avete intrapreso per accelerare sviluppo ed espansione internazionale, che mi sembra comunque un punto importante, forse, dal quale leggere questi dati. Sì, beh, indubbiamente il percorso che abbiamo intrapreso ancora un po' di anni fa, diciamo un paio d'anni fa, diciamo, no, con l'entrata in borsa, il successivo sforzo notevole che abbiamo fatto tutta la squadra, no, perché io sono la punta dell'iceberg tante volte, no? Qualcuno dice l'amministratore delegato, no, c'è una squadra enorme che lavora sotto, voglio dire, no, tante volte dietro le quinte. Non mi riferisco tanto alle parti finanziarie o commerciali, ma proprio anche a quelli sotto il commerciale, sotto il direttore commerciale, quelli che hanno la visione, diciamo, diretta con il cliente, magari in una conferenza su Zoom, o che stanno a lavorare sabato e domenica per controllare i numeri. Quindi tutta la squadra di SICIT ha promosso, diciamo, la nostra società nel segmento star. Quindi voglio dire, io non so di preciso quante sono le aziende in provincia di Vicenza, non voglio dire nel Veneto, in Italia, in provincia di Vicenza che sono quotate in borsa nel segmento star. Ho l'impressione che si contano in una mano, non in due. Quindi voglio dire, in una provincia come la nostra, che è una provincia che ha un reddito, diciamo, che produce un PIL enorme, che è importantissima per tutta Italia, essere una società che è portata in borsa nel segmento star è una cosa che ci riempie d'orgoglio.
Dall'altra parte, ovviamente abbiamo una grandissima responsabilità. Abbiamo una responsabilità di fronte a tantissimi investitori, dai grandi investitori ai piccolissimi investitori. Quindi noi dobbiamo cercare di portare avanti la nostra società con la ricerca, con lo sviluppo, con il miglioramento degli impianti, con le parti tecnologiche che abbiamo già in testa e stiamo continuamente facendo dei salti in avanti su questa cosa qua, proprio anche per la cosiddetta zia Maria, no, che ha magari diciamo i 1000 euro no, investiti, perché noi diciamo eticamente dobbiamo comportarci così, guardare le grandi società che hanno grandi capitali, ma guardare anche le piccole società o addirittura la persona che ha investito e che ha creduto e che crede tuttora nella nostra società. Ingegnere, volevo anche mettere l'accento sull'accordo che è stato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha siglato con voi per il finanziamento del progetto AgriFood, appunto di SICIT, per lo studio e la messa a punto di prodotti innovativi derivanti da scarti di produzione per l'agricoltura del futuro. Mi sembra una cosa molto rilevante. Lei che ne dice? Io dico questo, dico che questo è il frutto del grande lavoro che SICIT costantemente fa da anni in ricerca e sviluppo. Quindi stiamo mettendo a punto, abbiamo messo a punto in qualche modo dei processi e dei progetti di produzione di prodotti innovativi che potrebbero cambiare, diciamo, anche l'idea di come si utilizzano certi prodotti come i nostri. Cioè, lei sa che i nostri prodotti biostimolanti sono molte volte confusi con il concime o con i fertilizzanti. Non è così, non è così. Il fertilizzante è il cibo per una persona, il biostimolante è un integratore per la persona. E quindi voglio dire, l'integratore va utilizzato in maniera opportuna, va dosato, va messo quando ce n'è effettivamente bisogno, perché se no non serve, voglio dire, no. Se avessimo un clima perfetto, se la terra è eccezionale, il suolo fantastico, microelementi e macroelementi sempre presenti, eccetera, allora non servirebbe il prodotto nostro. Il prodotto nostro serve ed è fondamentale, sempre più importante nel momento in cui ci sono dei cosiddetti stress abiotici, ci sono dei problemi esterni, ci sono dei problemi nel terreno, ci sono dei problemi troppa pioggia, troppo secco, cioè questo. E siccome questo, tanto per riprendere il discorso che abbiamo fatto all'inizio, siccome questo è sempre più presente no, nel mondo, perché è davanti alla faccia di tutti che il mondo sta soffrendo o per inondazioni o perché c'è troppo secco da un'altra parte, o per il buco dell'ozono, o per la CO2, cioè per tutte queste cose qua, fanno sì che anche le piante, come gli esseri umani, soffrano. Siccome la pianta, la parte agricoltura, sarà, per quello che posso dire io e pensare io, quella che salverà una gran parte del mondo nel prossimo futuro, no, ecco che i nostri prodotti che accelerano in maniera naturale, che danno la possibilità in maniera naturale alla pianta o a quella coltura particolare di crescere meglio, di svilupparsi meglio, di avere una resa migliore, di avere una quantità di frutta o di prodotti più migliori, è chiaro, diciamo, che tutto questo va a finire nei risultati che ha detto lei prima, che ha ricordato lei prima. Il MISE è stato, mi scusi, sì, il MISE è stato è un progetto importantissimo che portiamo avanti. Siamo orgogliosi che il MISE abbia approvato in un processo abbastanza lungo con il CNR, cioè voglio dire, no, per la valutazione, certo, di quello che abbiamo presentato, e stiamo presentando dei prodotti che saranno non tanto a lento rilascio, che sono già abbastanza noti nel mondo, ma a rilascio mirato. Quindi voglio dire, ci sono delle problematiche che avvengono in certi periodi
dell'anno durante la fase produttiva di una pianta, in quei momenti lì sarà interessante sviluppare questi prodotti perché diano il massimo proprio in quel momento lì. Una flash finale, capitolo sostenibilità. Voi vi siete classificati nella top 18 delle migliori aziende dell'industria chimica mondiale, nella top 8 tra i peer del segmento della chimica per l'agricoltura. Mi sembra che dimostrino, insomma, l'impegno su questo settore che, come anche stava dicendo lei, è sempre più cruciale, insomma, è uno dei driver della crescita e del benessere del futuro, ma un futuro prossimo, insomma, non un futuro lontanissimo. È soddisfatto di questi riconoscimenti? Sì, sono soddisfatto, ma non sono così tanto soddisfatto, perché io ricorderei, diciamo, più che il 18%, diciamo, no? Nell'industria chimica, direi, diciamo, di più, siamo dentro l'8% dei migliori nell'industria, diciamo, agrochimica, no? O della possibilità di fare chimica per l'agricoltura. Però questo è il primo anno, cioè, quindi i risultati che abbiamo sono convinto che sono decisamente migliori. Per il prossimo, per quest'anno, per il 21, mi aspetto un miglioramento, no, non posso pensare a un miglioramento mostruoso, no, però sicuramente a un miglioramento di quel rating che abbiamo ricevuto. E diciamo che la SIGIT premissimo, no, l'ISG, voglio dire, no, per la parte ambiente ha sempre lavorato, diciamo, in maniera squisita, no? Cioè noi facciamo qua intorno, voglio dire, siamo in mezzo, lei sa che l'Italia, voglio dire, soprattutto anche la parte vicentina, è piena di campanili, di capi, quindi di case, di abitazioni. Noi abbiamo sempre collaborato con le municipalità per dare a loro la possibilità di essere un'azienda con una sostenibilità ambientale corretta. Secondo punto, il social. Noi siamo presenti costantemente nel sociale, non solamente dal punto di vista, voglio dire, guardi, le faccio due esempi proprio banali, anzi uno esempio banale. Poche settimane fa, no, qui a Marana, poco distante da dove siamo noi, no, c'è un osservatorio astronomico. Si chiama Marsec, è un gruppo di appassionati che un po' alla volta, nell'arco di 15-20 anni, hanno messo in piedi un bel sistema, perché spiegano le scuole, spiegano le organizzazioni, alla gente che vuole andare a vedere, sono in collegamento con la NASA, hanno un piccolo laboratorio, uno spazio dove ti fanno capire il mondo. Boh, questo sistema stava fallendo, stavano chiudendo. Si sono rivolti a me perché mi conoscevano, no, perché sono anch'io un vecchio astrofilo, no, e quindi mi conoscevano, mi hanno detto: ma Massimo, fammi una cortesia, dacci una mano, no? E io ho detto: ma certamente, voglio dire che diamo una mano, ma ci mancherebbe che SICI non partecipasse a dare una mano anche ad una piccola società che non c'entra niente con l'agricoltura, ma che c'entra con la cultura e c'entra con il sociale. E noi siamo presenti, quindi lei capisce che tutto questo sistema qua fa sì che SICIT ovviamente abbia, non solo sia brava a fare i prodotti, ma sia brava anche dal punto di vista di ESG. Il rating arriva al buono. Certo. Ricordiamo infatti che la sostenibilità è sostenibilità ambientale, sociale ed economica, quindi è a tutto tondo. Certo. Senta, io la ringrazio davvero tanto, ingegner Neresini, perché ci ha dato un quadro chiaro della situazione, ma ci ha dato anche qualche chicca, di cui la ringrazio davvero. Ricordo, abbiamo parlato con l'ingegner Massimo Neresini, che è amministratore delegato di SICIT Group. Grazie ancora. Grazie a voi.